Eccola la macchina che entra nella retta delle tribune. Va gradualmente in accelerazione, parte a tutta Papandreou e cerca di risolvere subito in suo favore la contesa. Grande, ottimo lancio Papandreou all'imbocco della piegata e già davanti su Plusev, Poseidon, Pinguino, Paride. Duecento iniziali in 15,1, arriva quindi al termine della prima curva Papandreou già in decelerazione, lo segue Plusev davanti a Poseidon, poi Pinguino e infine Paride che sposta dal fondo del gruppo. Intanto Papandreou approda a 431. All'imbocco della seconda curva, Papandreou su Plusev, Poseidon con Paride al largo, quindi Pinguino. Il passaggio ai primi 600 metri per Papandreou in 46,8, concorrenti che si presentano di fronte alle tribune, Papandreou, Plusev, Paride al largo, poi Poseidon e Pinguino accelera Papandreou con quarta frazione addirittura in 14,2 per mettere in difficoltà nella risalita Paride, in corda c'è sempre Plusev de Allè. 800 in 1 e 1 spaccato, e adesso il primo chilometro con Papandreou che va via di gran lena, 14,6 la penultima curva. Va via a tutto vapore Papandreou sulla retta opposta alle tribune. Plusev de Allè ora cerca di rientrare a Paride che gli aveva guadagnato qualcosa, poi Poseidon Bar, discosto Pinguino. 13,7 la retta opposta alle tribune. Mamma mia, quanto va forte Papandreou, che guadagna ancora terreno lungo l'arco della curva conclusiva. La curva che è stata percorsa in 14,5, ora l'ingresso della retta di arrivo. Papandreou entra nettamente al comando, frustino sulla spalla per Enrico Bellei, con Papandreou che chiude in assoluta, totale e completa scioltezza. Vince facilissimo davanti a Poseidon Bar e Paride. Io ho 1,58 sul cronometro. La media è davvero ottima. L'ultimo chilometro lo ha volato Papandreou perché dopo 600 metri in 46,8 ha appunto volato l'ultimo chilometro spaziando su avversari che oggi erano decisamente inferiori. Aspettiamo di vedere sul tabellone se è possibile visualizzare il riferimento ufficiale. Il training di Holger Ehlert, i colori della scuderia Malou. La media 1, 13 e 2, 28 e 3 e 28 e 8 le ultime due frazioni, quindi 57,1 più 14 e 3 fa 1, 11 e 4 per gli ultimi 1000 metri.